spero che siano in tanti ad essere sintonizzati sulla nostra pagina di Macro News. Buon pomeriggio a tutti, buona domenica dagli amici di elettori di Macro News. Come vedete siamo in compagnia del nostro caro sindaco di Cielo, di Guido Di Leone. Buonasera a tutti e buona domenica. Buona domenica, sindaco. Allora, noi abbiamo deciso di inaugurare proprio con il nostro sindaco questa nuova rubrica, Chiedilo al sindaco. È una sorta di filo diretto che abbiamo intenzione di creare tra te e i cittadini. Una cosa bellissima. Tu hai sempre detto che il comune deve essere pieno di porte trasparenti, no? Quindi c'è un continuo contatto comunque tra te e il cittadino, sei un uomo della strada, stai in mezzo alla gente, quante volte vengo qua, insomma. La cosa bellissima, io cerco sempre di ricevere tutti i miei cittadini ogni giorno, se è un'occasione in più per dare maggiori risposte alle domande che hanno. E mi fa piacere farlo tramite il tuo blog. Io sono a disposizione, ho sempre detto, di tutta la cittadinanza, per avere magari questo, spero che diventerà un appuntamento, diciamo, periodico, che l'occasione per informare la cittadinanza, per spiegare bene ogni evento che c'è in città. Sì, infatti ho invitato i nostri amici a mandarci delle mail che nell'arco poi delle settimane valuteremo per poi potertele sottoporre, quindi dubbi, perplessità, critiche o anche apprezzamenti positivi, sarà l'occasione per parlarne insieme e poi anche un'occasione per presentare ai cittadini quelli che sono i vostri progetti, i vostri programmi, quello che si sta facendo. È un'amministrazione giovane, avete molto da dire e quindi questa è un'occasione in più. Senti Guido, oggi parliamo del Covid, tanto per cambiare. Ma perché parliamo del Covid? Perché, diciamo, quanto accaduto ieri sera capita proprio a fagiolo in questa circostanza, no? Parliamo della tua decisione di ieri sera, presa penso in accordo con la dirigente scolastica Gabriella Rubino, che ringraziamo, di chiudere per una settimana la scuola media dell'istituto comprensivo Serao Fermi per un caso Covid di un docente. In un primo momento si era pensato di mettere in quarantena solamente le classi coinvolte, però poi spiegherai tu, insomma, il motivo per il quale invece poi hai deciso proprio di chiudere la scuola per una settimana, quindi da domani i ragazzi saranno in DAD. E nello stesso tempo hai sottoscritto, io la chiamo, la maxi ordinanza, con misure veramente restringenti, diciamo che forse De Luca, come dire, in questo momento è un po' più buono di te, potremmo dire. Già negli scorsi mesi ci siamo... hanno fatto star fuori le nostre ordinanze, però contestualmente ci hanno dato anche ragione. E i dati sono sotto gli occhi di tutti, rispetto a qualche mese fa, che comunque voglio anche ricordare che sono l'unico sindaco di Cellule che si ritrova in un periodo storico, oltre a fronteggiare la riorganizzazione della macchina amministrativa, no? Tutti questi dipendenti che vanno in pensione, quindi con poco tempo, poco organico, i tanti problemi amministrativi, finanziari, mi ritrovo anche da 4 mesi cercare di contenere questo problema che è la pandemia. Come dicevo, mesi fa ho fatto ordinanze importanti e i dati ci hanno dato ragione, perché siamo arrivati a toccare 200 positivi in città. E dopo aver messo ordinanze importanti di restrizioni severe, siamo subito scesi, uno dei primi comuni ad aver fatto abbassare velocemente il contagio, siamo arrivati fino a qualche giorno fa a 10 contagi. La questione della chiusura scuola... Fino a qualche giorno fa, che cosa è successo? Allora, praticamente era uscita la notizia di un professore positivo al Covid, non del nostro comune, però che fa servizio al centro. Prima ho osservato prima il tutto, giustamente la preside ha seguito il protocollo, contattando l'ASL, formando le autorità, e ha messo in isolamento, che l'ASL poi ha messo in isolamento le 3 aule. Ho ascoltato prima il dirigente, mi sono confrontato con l'ASL, poi ho riunito il COC. Dopodiché abbiamo fatto un'analisi della situazione. Questo ieri pomeriggio, dico bene, quindi è qualcosa di molto fresco. Siamo in un periodo di contagi in ultimi giorni, oltre che a Cellule, nel nostro comune, provincia di Caserta, in Campania, in territorio nazionale, i contagi stanno riaumentando da qualche giorno, non di tantissimi, ma stanno riaumentando. Anche a Cellule, infatti, da 10 siamo arrivati in pochi giorni a 19-20 contagi. Questi sono solo i dati ufficiali, ma ce ne sono tanti altri che ancora non li ultimi in piattaforma. Proprio per questo la situazione è preoccupante, perché non voglio che questi mesi duri vengano sprecati, che la gente ha fatto tanti sacrifici,
E noi, a posto di arrivare a toccare una, diciamo, una zona di contagio elevata, voglio anticipare tutto questo. Okay. Proprio per questo. A che cosa lo attribuisci questo aumento? Oltre a livello regionale, dicono la comunità, la scuola, però il contagio si espande a macchia d'olio, quindi non voglio trovare il cavescavo. Però noi, come sindaci, dobbiamo cercare di agire e prevenire. Proprio per questo, come ho detto, prima del COC, abbiamo analizzato i dati e la situazione. Vero che c'era un professore positivo, però mi sono informato. Ci sono anche del personale in quarantena, ci sono anche altri genitori in quarantena che hanno i figli a esponimento. Poi chi me lo dice, il professore, è vero che ha avuto contatti con le tre aule, però penso che ha incontrato anche altri professori. Quindi ho chiesto il sacrificio di fermarci per 5 giorni, perché alla fine, fino a venerdì è la chiusura delle scuole medie, e si ritorna per 5 giorni alla didattica a distanza. Quindi questa è più sulla scuola. Parliamo invece dell'ordinanza, perché sì. Poi a questo è aggiunto un'ordinanza, che quella, diciamo, è la più vigore. Ho approfittato e ho fatto un'ordinanza un po' più completa, proprio per questo ho detto ci tenevo ad anticipare gli eventi. Ci ritroviamo nella settimana del carnevale, è vero che tutti gli eventi sono sospesi, però bisogna sempre stare attenti, controllare. Magari i ragazzi che non vanno a scuola questa settimana con una bella giornata vanno in piazza. Assolutamente, perché infatti l'ordinanza dice che i ragazzi delle scuole medie non vanno a scuola. Contestualmente magari dice sì, non vanno a scuola però stanno in piazza. E proprio questo non è così. Proprio perché abbiamo messo l'ordinanza di divieto di andare a scuola, e quindi l'attività è sospesa, l'attività didattica in presenza, ma si farà in casa. Contestualmente nell'ordinanza vietiamo l'uscita dei minori senza un familiare. Vietiamo, diciamo, lo stazionamento nelle piazze e davanti i locali pubblici. Proprio per la settimana del carnevale abbiamo chiesto di contenere il tutto, e faccio un appello alla cittadinanza, che bisogna, qui deve prevalere il senso civico, che non possiamo sbagliare con pochi giorni di festa per poi magari non avere un futuro sereno. Proprio per questo abbiamo messo il divieto anche della vendita degli alcolici dalle ore 16. Abbiamo, come ho detto, abbiamo messo il divieto di stazionamento davanti alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cercare vendita del bombolette spray. E come dicevo, per cercare di anticipare gli eventi e di prevenire in questa settimana così particolare, che può magari dopo ritorcerci contro. Certo. Allora Guido, passiamo alle domande che ho raccolto nell'arco di 24 ore, perché poi tutto è nato ieri, insomma, quindi ho raccolto un po' di domande che i cittadini tendono a porti. Sì. Allora, iniziamo dalla prima. Hai intenzione di prendere provvedimenti anche per elementari, quindi rimaniamo nell'ambito scolastico, di prendere provvedimenti anche per le scuole elementari, visto che molti studenti delle medie hanno fratellini che comunque frequentano o l'infanzia o la primaria. Quali sono le tue intenzioni in tal senso? Allora, preciso che prima di prendere la decisione di chiudere le scuole medie ci siamo informati sui dati del contagio che si trovano negli altri due istituti, e non c'erano, diciamo, i presupposti per chiudere, quindi abbiamo seguito il protocollo. Approfitto per informare le mamme che proprio ieri abbiamo predisposto la sanificazione di tutte e due plessi, una sanificazione straordinaria. Al momento, come ho detto anche alla preside, ci siamo presi qualche giorno per valutare la situazione. Per ora non ci sono i presupposti per chiudere, si continua con la didattica in presenza elementari e l'infanzia. Dopodiché è chiaro, visionando i dati prenderemo le decisioni. Pensi che possa prolungarsi il periodo di restrizione, quindi anche il fatto che i ragazzi possano rimanere anche dopo il 14, l'ordinanza di chiusura della scuola l'ordinanza, diciamo, è fino al 16, fino al periodo di carnevale. Ho dato una data ben precisa per contenere il periodo del carnevale. Dopo il 16, in base ai dati, in base alla situazione del contagio, valuterò qual è la scelta giusta da fare. Se riusciamo a rimanere di un
perché capisco che molti, chi è d'accordo e chi non è d'accordo, certo, però bisogna, sono anche costretto a avere un polso fermo su questa decisione e andare dritti per la strada giusta, perché credo che contenere questa situazione sia veramente importante. E per quello invito a guardare anche i dati dei comuni limitrofi, che magari non hanno preso delle decisioni e hanno dato direttive importanti, e i dati loro parlano chiaro. Noi per 2 mesi siamo stati a 10 contagi, altri anche a 200. E non rischiamo, ecco, hai detto una cosa importante, il fatto di guardiamo gli altri comuni. Abbiamo i comuni limitrofi, Roccamonfina, Salunca, Mondragone. Io non giudico l'operato degli altri, però il mio comune... è importante però segnalare una cosa, molti studenti, molti giovani cerolesi comunque frequentano scuole anche in altri comuni dove al momento si continua a frequentare, quindi non è che magari noi ci stiamo tirando un pizzico sulla pancia, stiamo facendo comunque dei sacrifici, però poi rischiamo che vanno vanificati nel momento in cui non c'è una sinergia comune territoriale. Allora, hai avuto modo di confrontarti con i problemi? Il problema è per singolo posto. Io ho chiuso la scuola media perché lì c'è un problema. Spero che gli altri sindaci, se hanno un problema nelle altre scuole, facciano lo stesso anche loro. Infatti qualcuno, ne approfitto per chiarire, sì, certo. Ho letto che una mamma diceva sì, c'è il divieto di uscita dei minorenni, ma mio figlio va a scuola a forme, non prima. Sì. Chiaro che per andare a scuola non c'entra l'ordinanza. L'ordinanza è un chiaro segnale per dire se non andate a scuola dovete essere accompagnati, non è che c'è la libera uscita. Il sacrificio è per questi 8 giorni. Dopo questi 8 giorni valuteremo quale sarà la scelta. Però volevo tranquillizzare, il bambino minorenne che va a scuola con il funo può andare tranquillamente, perché è una chiara necessità e una chiara motivazione per andare da solo. Certo, certo. Allora, quindi fino a 16 continuano queste belle pesanti restrizioni. Sì. Ti volevo chiedere, questa è sempre un'altra domanda che mi è stata sottoposta tramite mail, le attività sportive non agonistiche, sì, in questo momento diciamo di restrizione eventualmente possono comunque riaprire, visto che si sente, no, che ci sono allora, le c'è attività un DPCM ministeriale. Che, ripeto, al di là di queste decisioni straordinarie che prendiamo con le singole ordinanze sindacali in base al contagio, poi c'è il DPCM e le ordinanze regionali che prevedono e non prevedono alcune cose. Quanto riguarda le attività sportive, se il DPCM lo prevede noi, e noi non lo vediamo, è giusto che lo faccia. È chiaro che se qualunque sia il tipo di sport inizia e c'è una problematica di contagio, lo sarò lo stesso io a fermare. Contestualmente, se non c'è una chiara, ci sono contagiati, non ci sono pericolo, possono iniziare tranquillamente se il DPCM lo prevede. Quindi giustamente per tutto ciò che non attiene la sfera comunale. Ma tutte donne delle mamme? No, cittadini in generale. E vabbè, abbiamo con la chiusura della scuola abbiamo un po' di disinvermento, soprattutto le famiglie. Anche perché poi siamo in attesa martedì di. Devo creare un gruppo WhatsApp con tutte le mamme, perché sono molto operative, quindi per essere più veloce, ci tengo meglio di no, perché altrimenti non dovrò un relatore più. No, dicevo, cioè poi martedì si prevede comunque l'intervento anche del governatore De Luca, è possibile pure, sì, che magari quello che abbiamo detto oggi non sarà valido poi martedì. Allora, qua parliamo di cittadini, quindi basta scuola. Sì. Allora, i cittadini chiedono, Guido, con grande veramente fervore, di tenere sotto controllo le persone in quarantena e le persone in attesa di tampone, perché chi è in attesa di tampone potrebbe essere positivo e se se ne va in giro nell'attesa del risultato può essere contagioso, perché poi dice sì, il distanziamento, le mascherine, l'igienizzante, però tu lo sai meglio di me che purtroppo, nonostante gli slogan, nonostante ormai ne parliamo da un anno, c'è ancora gente che continua a stare in giro così. Dico bene? Purtroppo. E questo fa un po' arrabbiare, sì, a chi rispetta le regole e vuole che anche gli altri lo facciano. Allora, è vero, ma è anche vero che in questi mesi ho cercato di fare più appelli. La gente dice sì, fa l'ordinanza, fa quello, però magari c'è gente che non lo rispetta. Esatto. Beh, chiaro che noi non possiamo stare in tutti i luoghi, quindi molte volte facciamo l'appello al buonsenso. Ho fatto più volte appello ai genitori, datemi una mano. Ritardo, come ho detto inizialmente nella premessa, un ente
che come pianta organica è in difficoltà, o un comandante di vincere una vigilessa, che purtroppo non possono fare 24 ore su 24. Stiamo parlando di controlli, quindi ti rispondo. Sì. Per quanto riguarda la tua domanda specifica, quella diciamo, è l'ASL che mette in quarantena le persone, e poi è chiaro, si fa sempre fino al consenso che dovrebbero, se ti chiama un ente che è un ASL che ti dice devi rimanere in quarantena, fiduciare, poi lì si va oltre l'attività comunale se non segui quelle regole. Lì dovrebbero intervenire le forze dell'ordine, che stanno collaborando tantissimo con noi comune in questi mesi e che stanno facendo un grande lavoro, anche, ti ripeto, anche loro sono in difficoltà come unità di persone, come utenti all'interno della stazione. Però, ti ripeto, abbiamo bisogno dell'aiuto del buonsenso, perché molte volte mi arriva una segnalazione, ci sono ragazzi davanti al bar senza mascherina, però noi non possiamo stare ovunque. Contestualmente stiamo facendo di tutto per cercare di limitare la situazione. Guarda per esempio l'ordinanza di ieri, per cercare di evitare movito o quant'altro, ho messo il divieto di stazionamento fuori i locali, ho messo il divieto di stazionamento nelle piazze. Cioè, io non voglio dire... ma che cosa si fa per chi non lo rispetta? Perché tu dici, noi abbiamo... Le forze dell'ordine... Anche i carabinieri sono, non sono tantissimi, ma le forze dell'ordine dovrebbero multare queste persone che... diciamo non rispettano le regole. Io spero che non ci si arrivi a questo, anche se so però che nei giorni scorsi sono partiti diversi verbali per questi trasgressori. Spero che, vi ripeto, con l'aiuto dei genitori, comunque sia, stiamo predisponendo dei controlli insieme ai nostri vigili, con il supporto della Protezione Civile, però la Protezione Civile può dare solo un contributo di sensibilizzazione, di supporto, ma non hanno non hanno possibilità di sanzionare, e i quali comunque ringrazio, perché la Protezione Civile sta facendo un lavoro straordinario nel Comune di Cerro, un lavoro straordinario. Infatti ringrazio il coordinatore Lucio Oliva e tutti i suoi volontari, perché in questi mesi veramente si sono distinti, e senza di loro veramente sarebbe stato in difficoltà. Stavo dando anche un supporto all'esterno delle scuole, assolutamente. Infatti, oltre a controllare il distanziamento e quant'altro, fuori dalle scuole la loro presenza è molto importante. Però Vito, io ti chiedo, le forze dell'ordine ci sono, i vigili sono pochi, qualcuno potrebbe chiederti, faccio l'avvocato del diavolo, e allora come possiamo potenziare la presenza dei nostri vigili, delle forze dell'ordine? Sì. Cioè, non ci possiamo solo attenere al buonsenso, perché purtroppo ci siamo resi conto che il buonsenso non è tanto. Il cittadino non può fare lo sceriffo e guardare e dire guarda tu. Purtroppo non è così semplice dire non c'è vigile, allora prendi. Ci vogliono. Perché non li prendi? Allora, per prendere i vigili c'è bisogno di arrivare a un concorso dei vigili. Prima noi ci siamo insediati da poco, abbiamo ereditato in struttura in pianta organica solo due vigili, un altro, più un terzo che è in maternità, che purtroppo quando mi sono insediato ancora non ho visto, rientrerà da poco, un giorno a settimana. Contemporaneamente, per arrivare ad un concorso, prima cosa bisogna approvare il bilancio, bisogna avere le risorse per arrivare a fare il concorso, poi bisogna predisporre il concorso per i vigili urbani, andrà pure in Gazzetta Nazionale, e dopodiché si partirà con la selezione, col concorso, e ci vogliono i tempi per farlo. E non si può prendere altre graduatorie, cioè voi nel periodo di dicembre comunque avete preso due vigili. Dicembre abbiamo preso due vigili grazie a un finanziamento della prefettura, e sono venuti due persone per un mese, e ci hanno dato supporto. La risposta che ti voglio dare è che nel prossimo mese stiamo predisponendo stiamo per arrivare dopo il bilancio ad avviare il concorso. Ok, quindi magari qualcosa si potrà intravedere, sì. Però i tempi sono comunque quelli che sono, quindi continuiamo ad affidarci. E poi comunque oltre al coronavirus ci avviamo anche verso l'estate, comunque abbiamo bisogno di persone che ci supportano nell'attività della polizia municipale. Senti, un'altra domanda che mi sta posta è questa: se viene sospesa un'attività in via precauzionale, non bisogna chiudere anche quella,
afferente, oppure se nel caso di un attimo alla materia scolastica il professore e in quel caso la classe va in quarantena, non bisogna chiudere il tutto proprio perché il professore può aver avuto contatto con un altro professore, eccetera, eccetera, e voi già l'avete fatto. Dipende, qui non avevamo tutta, diciamo, la sicurezza che il professore aveva avuto contatti solo in quella classe, in maniera precauzionale abbiamo deciso di chiudere tutto. Testualmente, se non ci sono i presupposti, non ci sono i motivi, è chiaro che bisogna continuare con l'attività. Un'altra cosa mi viene, questa non era prevista in scaletta, ma mi sta venendo in mente adesso perché è stata chiesta. Quando si è deciso di riaprire la scuola, c'era la questione dei termoscanner, che sì. La scuola in parte aveva acquistato sì. E poi avevate installato, però questi termoscanner sono presenti solo alla scuola media, sì. All'elementare no. Per cui la prima settimana i genitori hanno comunque dovuto misurare la temperatura ai loro bambini, però magari capitava che qualcuno lo dimenticava e andavano a scuola senza aver misurato la temperatura. Perché alcuni provvedimenti non vengono adottati prima? Per esempio anche i plexiglass che voi sì. Siete proposti di inserire nel refettorio per sì. Quanto riguarda la mensa, perché non farle prima queste cose e sempre invece in corso d'opera, no? Però la nostra attività è di supporto alla scuola in questo momento. Infatti nelle scuole medie mi hanno segnalato anche a me che c'erano dei termoscanner, però non ci sono nelle scuole elementari. Però 3 su 4 archi, quindi sì. Già un di meno. Proprio per questo, proprio ieri nella riunione del COC, ne ho parlato anche alla delegata dell'istruzione, ci attiveremo già da lunedì per far installare dei termoscanner anche nelle altre scuole. Già ne ho parlato con il responsabile della finanziaria, ci stiamo attivando per fare tali cose. Non è una, diciamo, è una cosa di supporto, perché non è giustissimo che i nostri bambini vadano controllati a scuola. C'erano subito uno scambio, diciamo, quelli manuali dati ai bidelli, però ti ripeto, già da lunedì ci attiveremo noi nell'andare a supporto di questa iniziativa. Installare il termoscanner pure in scuola. Stessa cosa anche per il plexiglass. Assolutamente, stiamo già avvisando pure questo perché comunque la mensa è partita da poco. Sì. Infatti ho ricevuto anche alcune mamme che mi dicevano chi sei d'accordo. Anche lì l'opinione pubblica la divisa. So sì. Che stanno facendo una sorta di sondaggio all'interno della scuola. Ma è stato fatto. Non so il risultato. No, te lo confermo in diretta. Comunque sia... già dato l'ok per predisporre l'acquisto dei plexiglass per mantenere ancora maggior più sicurezza, anche se so che comunque i docenti, grazie al lavoro che è stato fatto, fanno, diciamo, agiscono in maniera molto sicura con i tre bambini. Sindaco, concludiamo insomma la nostra diretta, poi ci rivediamo fra 15 giorni. Allora, viene chiesto un maggiore controllo nelle piazze, in villa, in prossimità delle attività insomma, di ristorazione, eccetera, anche dopo il 16 febbraio. Quindi questo è un appello che ti fanno i cittadini anche dopo il periodo, diciamo, delle festività di carnevale. E poi se puoi farci una previsione anche per quest'estate, perché è chiaro che uno poi spera sempre il meglio. Allora, prima cosa io chiedo la massima collaborazione e responsabilità ai miei cittadini per l'ordinanza che ho messo via. Soprattutto in questa settimana così particolare e di festa, purtroppo è il periodo storico che non ci permette, periodo anomalo, non ci permette di festeggiare al 100%, proprio per questo chiedo la massima responsabilità. Mi dici che alcuni mi chiedono anche dopo il 16, sì, iniziamo fino al 16 a contenere il tutto, a non sbagliare. Dopo il 16 valuteremo cosa fare e quali saranno le direttive da mettere in campo, perché sicuramente non svaniamo tutto il giorno dopo. Bisogna sempre mantenere una linea sicura, una linea di responsabilità. La mia paura, diciamo, è che questo piccolo aumento dei contagi e che non ci stiamo avviando verso la terza ondata. Proprio per questo dobbiamo agire prima, dobbiamo prevenire, soprattutto quando si parla di bambini. Che ho letto qualcuno che dice magari che non è d'accordo che abbiamo chiuso la scuola media, scrivete quello che volete, quando si parla di bambini a me non interessa. La salute dei bambini è al primo posto, la salute dei cittadini è al primo posto. Quindi farò sempre scelte impopolari quando si tratta della salute dei cittadini, anche se ci sta la maggior parte che non sono d'accordo. Non è stato eletto e
ho il compito di controllare tale cosa e ho la responsabilità di garantire la salute dei cittadini. Proprio per questo ti dico, anche dopo il 16 non è che finisce l'ordinanza e andiamo a fare un baldoio, assolutamente no. Allora il 16 valuteremo quali saranno le scelte da fare, però sicuramente faremo la scelta giusta per gli accanto ai commercianti, alle famiglie, perché comunque questa pandemia sta mettendo in difficoltà, oltre al problema diciamo di salute, sta creando veramente un problema sociale. Proprio per questo stiamo cercando di progettare e di creare un supporto a tutte le situazioni che abbiamo in città. Sicuramente la gente chiede la massima responsabilità, contestualmente dico alle persone che ogni giorno poi c'è un sindaco, un'amministrazione che è accanto a voi. Anche se Guido, diritto alla salute sì, però poi non bisogna neanche ledere quello che è il diritto alla libertà. Assolutamente, dire, però no? Purtroppo bisogna stare attenti, perché magari i sacrifici che fa una parte del paese non vengono sbagliati da chi vuole la massima libertà. Quindi bisogna rispettare le regole, tutto qua. Grazie sindaco, grazie ai nostri lettori di Macro News, l'appuntamento con questa nuova rubrica di Dio dal sindaco. Alla prossima, alla prossima. Mi raccomando, scriveteci, cioè, passiamolo questo sindaco. Grazie. Grazie ancora, buonasera a tutti.